Innanzitutto buonasera, grazie per essere venuti nel solco della collaborazione che c'è tra l'ARMA e tutti voi. E mi sia permesso di ringraziare innanzitutto il signor procuratore per la vicinanza che anche in questa occasione ci dimostra. E anche la presenza mi sia permesso anche di ringraziare il signor colonnello Battaglia, sempre vicino all'attività e all'operato dei carabinieri del gruppo di Locri. Ora so che i tempi sono stretti perché se non riusciamo poi a montare i servizi e tutto il resto, quindi passerei subito la parola al signor procuratore. Io per intanto sono qui per testimoniare la nostra gratitudine all'ARMA, perché in assoluta collaborazione con la giovane collega che è qui con noi, la dottoressa Currao, è stata data soluzione ad un brutto fatto di sangue che non si iscrive in una matrice di criminalità organizzata, ma forse proprio per questo un po' ci obbligava a cercare di trovare la soluzione, che però in questi casi solo apparentemente può essere semplice da trovare, perché un conto sono le impressioni, un conto è quello che si pensa, un conto è quello è poi la prova del delitto. E quindi era un caso complicato, e la dottoressa Currao, che era di turno insieme ai carabinieri del reparto operativo di Roccella Ionica, ma con l'appoggio di tutta l'ARMA e la presenza qui del comandante provinciale, che ringrazio, testimonia il fatto che si è sempre tutt'uno in queste vicende per cercare di arrivare ad una soluzione. Devo dire che in questo caso voglio ringraziare anche il RIS di Messina, perché vedete, questo è un caso che si giocava molto o quasi tutto sulla prova scientifica, non si ha altre possibilità quando ci sono delitti di questa tipologia, tant'è che abbiamo poi affidato anche la consulenza, oltre al nostro medico legale, il dottore Tarzia, mi sfugge. Anche io ho chiamato il professor Introna da Bari, che è un po' la summa della prova scientifica acquisita applicata alla medicina legale, ed è lui che si sta occupando tuttora dell'esame dei resti della povera vittima, e quindi perché ci parlasse e ci dicesse la vittima quanti più dati era possibile acquisire. Ma nel frattempo altri elementi di prova scientifica acquisiti sul posto, di cui poi magari troverete traccia anche nell'ordinanza cautelare, impronte digitali, video riprese, hanno contribuito a costruire materiale in sequestro derivante dai cellulari, costituito dai cellulari, da un accendino trovato sul posto che è servito a dare fuoco all'auto e alla povera vittima. Insomma, molto si giocava anche o soprattutto sulla prova scientifica, e quindi un grazie anche al RIS di Messina, perché si sono resi conto di come questo rischiava di essere uno di quelli che si chiamano i cold case, no? I casi irrisolti, e invece lo abbiamo risolto con la loro sollecitudine. Si trattava di battere il ferro finché era caldo, quindi siamo riusciti a pervenire ad un quadro probatorio che abbiamo ritenuto esaustivo. Io non sto qui ad aggettivare, la vera risposta sarà poi anche quella processuale naturalmente, però siamo arrivati ad ottenere una misura cautelare. Ovviamente il comportamento stesso avuto in questa occasione da quelli che noi riteniamo i responsabili, gli indagati, dà conto di una particolare ferocia nell'agire, e quindi l'averli assicurati alla giustizia ci sembra un buon risultato di cui devo dar conto e di cui ringrazio ovviamente per l'impegno la collega Currao e i carabinieri che hanno ben operato sotto la sua direttiva. Io naturalmente ero in contatto con lei quotidiano su questa vicenda, ma quotidiano era il contatto anche con i carabinieri, dicevamo prima con loro ai limiti dello stalking reciproco per cercare di arrivare ad un quadro.
e devo dire che anche l'ufficio del GIP ha risposto con sollecitudine, rendendosi conto della gravità del caso, quindi ma del resto noi facciamo il nostro dovere tutti quanti, e quindi non è neanche il caso di ringraziare il GIP o la collega o i carabinieri, però c'è, diciamo, consapevolezza che in questo caso la risposta è stata nei limiti del dovuto, la più rapida possibile, e quindi adesso non so, lascio a voi eventuali domande o a chi vuole fare delle considerazioni. Il senso di questa conferenza è cercare di fare un po', come dire, rendere edotta anche l'opinione pubblica dello sforzo che c'è stato per arrivare a questo risultato. Io, se posso, volevo ringraziare il procuratore e tutta la procura per il sostegno, veramente avviato un lavoro di squadra che è stato eccezionale in questa circostanza. Come riprendo le sue parole, abbiamo fatto tutto il nostro dovere, in particolare chi ha operato sul terreno, tutti hanno assicurato il loro ruolo, l'esperienza, ripeto, del procuratore, la solerzia e, diciamo, la tempestività con cui la dottoressa Currao ha dato poi corso agli spunti investigativi che venivano dal territorio, i carabinieri che per primi non hanno creduto subito alla facile ipotesi del suicidio, e quindi poi hanno iniziato tutta una serie di accertamenti sul terreno, sia sulla scena del crimine con un sopralluogo fatto meticolosamente, molto bene, con grande attenzione ai particolari, e poi al riscontro di questi particolari sul terreno, sul territorio, con l'acquisizione di telecamere, con l'esplosione di tabulati telefonici, tutto per rendere giustizia al povero Vincenzo Cordì, senza liquidarne facilmente la morte come un tentativo di suicidio, come pure abilmente era stato fatto credere a tutti all'inizio, e senza una particolare sagacia, bisogna dire, poteva pure andare in porto questa ipotesi, e invece è stata esplosa bene e poi documentata, come diceva il procuratore, dall'attività di Messina e del RACIS di Roma, che hanno poi portato alla valenza di prova elementi scientifici che poi sono stati acquisiti sul terreno, e altri ancora ne mancano perché devono ancora arrivare per impreziosire il quadro probatorio. Quindi, se posso dire, un bel lavoro di squadra, ci siamo sentiti in questi mesi tante volte, e soprattutto volevo un'ultima cosa, con grande passione, io devo ringraziare i carabinieri del gruppo e della compagnia e la procura, perché effettivamente è stato un lavoro seguito con grande passione per rendere giustizia a un cittadino. Non è un omicidio di 'Ndrangheta, ma è un'attività che noi abbiamo fatto e continuiamo a fare per la popolazione, per la comunità che ci onoriamo di servire. Sì, voglio soltanto stressare due concetti che già sono stati detti, e l'importanza, della guida sapiente e preziosa della Procura in queste attività. In poco più di 60 giorni, con all'interno una serie di accertamenti scientifici, siamo arrivati alla conclusione di una prima, della parte più importante di questa attività di indagine. Il delitto è avvenuto fra l'11 e il 12 novembre, sono passati poco più di 2 mesi, da una parte. Dall'altra parte, mi sarebbe permesso soltanto di ribadire e di risottolineare il funzionamento dell'arma dei carabinieri e tutte le sue strutture in questa attività di indagine, dai carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo, erano i giorni, non so se ricordate, delle forti piogge che sono state all'inizio di novembre, quindi i carabinieri della sezione operativa, supportati dai carabinieri del reparto operativo, la sezione rilievi del reparto operativo di Reggio Calabria, perché poi dal sopralluogo sono nati i primi, le prime intuizioni su quello che poteva essere lo sviluppo dell'indagine, ai carabinieri della stazione di Marina di Gioiosa e di Gioiosa, che in brevissimo tempo sono riusciti a raccogliere quegli elementi informativi che ci hanno permesso poi di inquadrare meglio la situazione, perché l'arma, ricordiamo, nella Locride è presente in praticamente tutti i comuni, e questo ci permette di avere una capacità di penetrazione, un patrimonio informativo veramente unico.
e poi naturalmente il supporto che viene fornito dai reparti più speciali, come ha già detto il signor procuratore, come ha detto il signor colonnello Battaglia, dai reparti più specializzati dell'arma, dal RIS di Messina al RACIS di Roma, perché l'arma, in base al tipo, alla profondità del tipo di investigazione, può mettere in campo una serie di specializzazioni di altro livello. Ora magari passerei la parola al dottoressa Curao se vuole precisare qualcosa, aggiungere qualcosa. Mi permetto, diciamo, soltanto di confermare quanto è già stato detto e l'ottima collaborazione appunto tra la Procura e l'Arma dei Carabinieri sotto ogni aspetto, e diciamo, a mia volta passo la parola a chi ha condotto le indagini, diciamo, sul campo, al capitano Beringheli. Buonasera a tutti, ringrazio unendomi ovviamente al comandante provinciale, al comandante del gruppo, la dottoressa Currao e il procuratore D'Alessio per il supporto che ci hanno offerto, supporto e direzione nelle indagini che abbiamo cercato di condurre sin dal primo momento con il massimo impegno. Noi veniamo a conoscenza del corpo carbonizzato di Cordi Vincenzo il giorno 13 di novembre. Un cittadino che transitava in località scialata del comune di San Giovanni di Gerace nota un veicolo completamente carbonizzato e lì contatta immediatamente il 112. La prima telefonata che ci arriva è di un veicolo, si tratta di un'utilitaria, di una Fiat 16 totalmente bruciate, e il pensiero va subito a una denuncia di scomparsa che noi riceviamo nella sera del 12 di novembre. Quindi la sera prima una donna, Brescia Susanna, si reca presso la stazione Carabinieri di Marina di Gioiosa Ionica per denunciare la scomparsa del marito, di cui non aveva più notizie da circa 24 ore. Ci portiamo sul posto, la stazione di Gioiosa Ionica, la sezione operativa della compagnia Roccella Ionica, il sostituto procuratore della Repubblica Marzia Currao, che era il PM di turno, e il medico legale, e da lì si inizia in modo capillare a raccogliere una serie di elementi che sono determinanti. Per quali motivi? Innanzitutto la compagna della vittima ci parla di un uomo che sta vivendo un periodo di forte depressione, per quel motivo probabilmente voleva porre fine alla sua esistenza. Quindi noi ci troviamo da un lato una donna che ci dice che il marito si era allontanato con un intento suicidiario, e dall'altro una scena del crimine che evidenzia alcune anomalie. Il corpo dell'uomo si trova riverso in posizione supina a bordo dell'autovettura, quindi parliamo di un uomo che si trova carbonizzato a pancia in su, con la testa, con il cranio, con quello che rimane del cranio, tra la leva del cambio e il freno a mano. I sedili della macchina sono entrambi abbassati e il bacino e gli arti inferiori dell'uomo sono poggiati sul poggiatesta lato guida. Il braccio dell'uomo, il braccio sinistro in modo particolare, è rivolto verso l'alto, e già lì c'è qualcosa che non va, perché un corpo che brucia, un uomo che si suicida, assume la cosiddetta posizione dell'ottatore, quindi si rannicchia, e quell'uomo appariva totalmente disteso. Proseguiamo le attività non soltanto sul veicolo ma anche sull'area circostante e rinveniamo un cellulare. Si tratta di un Huawei di colore nero che subito denota la presenza di liquido combustibile, verosimilmente benzina. Continuiamo a cercare e troviamo un accendino che è assolutamente particolare, perché si tratta di un accendino dalle dimensioni piuttosto consistenti, un accendino antivento, cioè in grado di mantenere una fiamma costante anche per parecchi minuti. Questi elementi ci lasciano immaginare il peggio, che non si tratta di un suicidio, bensì di altro. Acquisiamo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, non ci limitiamo ovviamente soltanto alla località scialata, che come voi
voi ben conoscete, una località montuosa dove non esistono telecamere, ma acquisiamo le immagini dei sistemi di videosorveglianza di tutta la compagnia di Roccella Ionica, quindi da Pazzano a Marina di Gioiosa Ionica, Grotteria compresa, e da lì acquisiamo una mole di dati infinita che, con la meticolosità e la pazienza dei carabinieri che si sono messi a osservare i video, otteniamo diciamo quello che poi alla fine ci serve per dimostrare che non si tratta di suicidio, bensì di omicidio. Ricostruiamo il percorso compiuto dagli indagati per raggiungere la località scalata, quindi parliamo di Brescia Susanna, del compagno dell'amante, quindi di Menniti Giuseppe, e del figlio primogenito nato da un precedente matrimonio della donna. I tre si muovono all'unisono, raggiungono la località scialata e commettono il delitto, per poi rientrare praticamente insieme presso le loro abitazioni. Di fondamentale importanza sono le telecamere di un distributore di benzina di Marina di Gioiosa Ionica, che ci consentono di identificare il Menniti per una loro ovviamente distrazione. Cosa accade? Menniti Giuseppe si reca a Maria di Gioiosa Ionica presso il distributore Red Italia, ha in mano una tanica di benzina di colore rosso che poi sarà rinvenuta in occasione delle perquisizioni. Inserisce una banconota da 10 euro e riempie la tanica di benzina. Tuttavia la tanica di benzina non è sufficiente a contenere il liquido infiammabile, quindi quando va in prima battuta va totalmente travisato, quindi indossa un bomber di colore nero, ha un paio di jeans piuttosto chiari, esce di scena e poi dopo qualche secondo arriva un'autovettura, una Fiat Punto di colore grigio, che ha alcune particolarità. Ha dei determinati cerchi in lega, ha dei deflettori d'aria, ha delle macchie sul tetto univoche. Di quella macchina non avevamo il numero di targa, ma con estrema certezza abbiamo capito che si trattava della macchina di Brescia Susanna. Da quella macchina chi scende? Scende l'uomo che poco prima aveva riempito la tanica di benzina, che in questa circostanza non ha il volto travisato, ma praticamente va a volto scoperto, indossa lo stesso paio di jeans, indossa lo stesso bomber, quindi abbiamo un'identità che è quella di Menniti Giuseppe. La macchina invece riteniamo possa essere guidata da Sfara Francesco, il figlio nato dal primo matrimonio della donna, il figlio primogenito, e questo lo possiamo diciamo tranquillamente e pacificamente affermare dal studio che è stato fatto delle celle e dei tabulati telefonici, che ci consentono univocamente di ricostruire il percorso del percorso compiuto dai rei. Altra particolarità, elemento importante è il maltempo. Il maltempo quella sera ci aiuta a capire con estrema certezza, a collocare nel tempo quando la macchina di Brescia Susanna, guidata dal figlio Sfara Francesco, lascia l'abitazione per andare a Marina di Gioiosa Ionica, recuperare Menniti Francesco, fare benzina e portarsi in località scialata. Perché dico il maltempo? Perché in quella sera pioveva, c'erano parecchi lampi, e un lampo illumina questa macchina a luci spente. Quindi se non ci fosse stato quel lampo noi non avremmo effettivamente capito a che ora Sfara Francesco partiva, e quell'ora è fondamentale poi per ricostruire e mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Che poi erano andati la seconda volta che compare dalla telecamera del benzinaio è per recuperare, esatto, l'euro, per recuperare di benzina, l'euro di benzina, un euro di benzina che non era entrato nella tanica di colore rosso. È costato caro, è costato carissimo, lo vedremo però intanto. Bene, grazie. Procuratore, un omicidio efferato, uno scalpore neanche nell'opinione pubblica, ci è voluto qualche mese ma alla fine si è arrivati ad individuare i presunti colpevoli. Beh, con l'impegno dei carabinieri, un lavoro di squadra con la procura, c'è stata veramente molta consapevolezza sulla necessità di arrivare a trovare una soluzione a questo caso, perché è stato un omicidio particolarmente efferato, e quando non si iscrive in un ambito di criminalità organizzata
ci si è sentiti un po' in dovere di trovare una soluzione, però non è facile, perché un conto sono le convinzioni su chi, su dove indirizzare le indagini, un conto è poi trovare gli elementi di prova, e questo è stato fatto grazie proprio allo sforzo investigativo operato dai carabinieri di Roccella, da tutti l'arma dei carabinieri che ha contribuito a questo risultato, coordinati dalla dottoressa Currao della Procura, che a sua volta insomma ha veramente profuso tutte le sue energie in questa attività, in questo rapporto quotidiano, perché si è trattato poi di dar corso a una serie di indagini scientifiche, insomma grazie anche al RIS di Messina, al RACIS a Roma, che hanno fornito pronte risposte agli elementi che ci occorrevano per arrivare ad acquisire queste. Si gioca molto questo fatto su una serie di prove scientifiche che abbiamo acquisito. Un lavoro molto laborioso, colonnello, l'arma non ha risparmiato energie? No, anzi, direi che è un verissimo lavoro di squadra sotto la direzione instancabile della procura, iniziato subito dopo la simulazione del suicidio. I carabinieri della stazione, della compagnia, non hanno creduto a questa ipotesi. È stata avviata una meticolosa analisi della scena del crimine, rinvenendo degli elementi importantissimi che hanno corroborato poi la ricerca di ulteriori prove sul territorio, quindi l'acquisizione di tantissime immagini di videosorveglianza, di elementi proprio sul territorio, che hanno poi consentito di individuare subito la matrice familiare, poi quella che è venuta a delinearsi, la matrice familiare del delitto, e quindi ricostruire meticolosamente, con un'indagine classica molto lunga, molto approfondita, ma che i carabinieri hanno svolto con grandissima passione, vorrei dire, la sorte di Vincenzo Curdì, del povero Vincenzo Curdì, e rendergli giustizia. Quindi ripeto, un grande lavoro per il comando provinciale, per i reparti di investigazione scientifica, che poi hanno e stanno tuttora fornendo elementi di prova scientifica estremamente importanti poi per il successo dell'indagine, ma vorrei dire ancora una volta che ecco, i carabinieri del gruppo di Locri e la procura di Locri, veramente una grandissima sinergia verso, per dare sicurezza ai cittadini di questa comunità. Colonnello, in che contesto nasce questo omicidio? Il domicilio nasce da un contesto di difficoltà familiari che poi hanno dato il via a questo piano, questo disegno criminoso messo in atto da questa donna che per il raggiungimento del suo fine criminoso non ha, ha utilizzato non solo il suo amante ma addirittura il figlio, il primo figlio primogenito che aveva avuto da un altro matrimonio. È un delitto che si caratterizza per la è sicuramente negli ultimi mesi il delitto più efferato che si è consumato su questo territorio, efferato non solo per le modalità di consumazione ma soprattutto perché è un delitto profondamente premeditato, una capacità di pianificazione del delitto molto, molto profonda e molto, insomma, dei contorni macabri. Va bene. Grazie.